Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi parlerò di come organizzo il mio beauty da viaggio, il mio beauty bag, non so come lo volete chiamare, chiamatelo come vi pare. Allora, io vi faccio vedere appunto come lo organizzo e vi spiego anche perché lo organizzo in un certo determinato modo. Mi capita molto spesso, per motivi familiari e non di lavoro, ma solo per motivi familiari, di essere fuori casa all'interno di una settimana, mi capiterà una volta o due. Quindi io faccio in modo che questo beauty sia sempre pronto all'uso, evito di inserire ogni volta i vari prodotti, giusto per guadagnare un po' di tempo. E quindi per l'occasione cerco di usare sempre tutti i campioncini dei prodotti che ho, ne ho tantissimi e questa è un'occasione per me eccezionale per poterli sfruttare. E li inserisco tutti quanti qua dentro. Allora, questo che vedete, appunto il mio beauty da viaggio, preso da Carpisa circa un annetto fa, che però non nasce come beauty da viaggio ma come organizzatore borse. Quindi se voi andate da Carpisa e chiedete un organizzatore borsa vi daranno questo. Adesso potrà essere che sia cambiato nei colori e nella forma, ma diciamo che grosso modo il concetto è quello. È abbastanza ampio, quindi c'entrano dentro veramente un sacco di cose. Ha la chiusura fatta in questa maniera con le due cordicelle che si tirano, non ha cerniera per chiudere, diciamo, la parte più grande, però non fa niente perché comunque con le due cordine che si tirano la chiusura è abbastanza garantita, non esce assolutamente niente. È molto pratico intanto perché è morbido e non è rigido, per cui inserirlo dentro un borsone da viaggio, come nel caso mio, è meglio che piuttosto che quei beauty abbastanza capienti ma rigidi che assolutamente non si potrebbero inserire in una borsa da viaggio o in un piccolo trolley. È, ripeto, molto ampio, quindi c'entrano dentro tantissime cose ed è ricco di taschine e cerniere in tutta la sua larghezza, in tutto il suo perimetro, e quindi anche per riporre le cose piccoline per dividere i vari prodotti. Allora, dentro vi faccio vedere che ha. Adesso ci sono un po' di cose e poi ve le faccio vedere nello specifico. Comunque c'è praticamente una cerniera qua per tutta la lunghezza e poi ci sono due taschine. Adesso non si vedrà poco, comunque va bene. Allora, la cerniera è qui e le due taschine sono di qua. Però insomma è tutta nera oltretutto, quindi non è facilissima da vedere. Allora, lateralmente qui c'è una taschina e anche da quest'altra parte. Qui c'è invece una cerniera per tutta la lunghezza con una tasca molto ampia e grande e dall'altra parte c'è un'altra cerniera che ha una taschina per metà e da quest'altra parte un'altra tasca aperta. Adesso io vi faccio vedere come lo organizzo. Allora, ho inserito da questa parte dei contenitorini, intanto di quelli da viaggio in aereo, tanto per capirsi, di plastica, tipo questo. Questo per esempio io ci ho messo dentro l'acqua micellare che uso, non sto a portarmi dietro la confezione grossa da 400 ml che non avrebbe senso perché poi sarebbe tutto un avanti e indietro, quindi ho creato io, ho riempito questo piccolo contenitore di plastica con l'acqua micellare, quando l'acqua micellare sta per finire la riempio di nuovo e quindi la rimetto qua pronta per la prossima volta. Poi ho una mini taglia del mio latte detergente Toleriane di La Roche-Posay, questo qui. Questo è da 50 ml, quindi è proprio, diciamo, una quantità giusta per essere portata in viaggio. E anche questo è lo stesso discorso, quando finisce lo riempio con il mio latte detergente, sempre il Toleriane, che ho in bagno nella confezione grossa, anche quella da 400 ml, quindi sono sempre pronti all'uso, diciamo. E poi ho due di questi, che sono praticamente struccatori occhi, in monodose di La Roche-Posay, e diciamo che uno di questi vi basta per lo struccaggio completo degli occhi, una volta ovviamente, quindi io ne porto due così per sicurezza, però ne basterebbe in teoria uno soltanto per andare a struccare gli occhi in maniera completa. È un buonissimo struccante occhi, credo di avervene già parlato nel video degli struccanti occhi. L'unica problematica di questo struccatore occhi è il prezzo, perché costano veramente tanto, mi sembra che 30 fialette da 5 ml ognuna vadano intorno ai 17 euro, quindi una bella cifra, però sappiate che queste io non le ho comprate ma mi sono state regalate
dall'informatrice di La Roche-Posay per l'appunto, quindi non l'ho pagata niente. Quando finiranno, pazienza, porterò dietro uno struccatore occhi normale inserito dentro una di queste confezioncine di plastica formato aereo, che ne ho abbastanza. E sempre nelle stesse confezioncine di plastica che vi dicevo, ho inserito un po' di acetone, perché anche lì non si sa mai, hai da togliere lo smalto, ti si sciupa un'unghia. L'acetone me lo porto sempre dietro, ce l'ho scritto sopra però, perché non vorrei confonderlo con l'acqua micellare, che non sarebbe il massimo della vita. Poi ho portato dietro un profumo roll-on di Kiko, questo faceva parte della confezione di 3 profumi Kiko, fatti tutti su questo genere, quindi con la pallina in cima. Ne ho preso uno perché comunque mi piace sempre avere il profumo dietro, e anche qui, come prima, non mi sto a portare le confezioni giganti, e questo è perfetto per andare in viaggio, da tenere in borsa, insomma, è comodissimo. Poi vi faccio vedere che cosa tengo dentro Drinto. Allora, ho praticamente un detergente purificante viso fatto così a salvietta della Naturando, me ne dietro 3 confezioni in erboristeria come omaggio, 2 le ho già usate, me ne rimane una, è a base di aloe vera, è un prodotto molto buono, io non amo tantissimo, dico la verità, struccarmi il viso con le salviette, però sicuramente se le uso, le salviette struccanti, le userò in viaggio piuttosto che a casa, dove ho la comodità, diciamo, di struccarmi in maniera classica. Poi ho questa qui, che è praticamente una bustina di plastica dove Kiko inserisce le sue spugnette, quelle triangolari da fondotinta. Io le ho lasciate sempre tutte e ogni tanto mi capita di utilizzarle per più scopi. Nel caso specifico ho inserito dentro i dischettini di cotone, e quindi li metto qui e poi metto tutto dentro il beauty. Poi ho un'altra pochette, questa volta è vuota però non c'è assolutamente niente dentro. Io questa la utilizzo per inserire i pennelli da trucco. Allora vi spiego, a parte che non è che ne porto dietro chissà quanti, ne porterò dietro 2 o 3, uno da viso, uno per cipria, uno per blush, però li metto qua dentro in maniera che non si sciupano e che stanno al loro posto, diciamo. L'unica cosa che io non sistemo, ma che inserisco solo all'ultimo minuto dentro la beauty bag, sono i trucchi, perché a seconda di come mi sono truccata quel giorno o a seconda di come vorrò truccarmi il giorno dopo, io metto i trucchi, e quelli veramente li metto proprio all'ultimo minuto, poco prima di partire. E questa la tengo sempre dentro perché so che qua dentro ci andranno i pennelli. L'ultima cosa che vi faccio vedere, ma è anche la più lunghetta, è questo piccolo beauty all'interno del beauty più grosso. È una pochettina con i gufi che ho preso dai cinesi, mi sembra per 1,90 euro. Erano molto belline queste pochette perché praticamente era un po' come la matrioska, si andava dalla pochettona grossa per arrivare alla piccolissima. Questa sarà stata la terza o la quart'ultima, quindi ce n'erano altre 3 più piccoline e poi ce n'erano altre 5 o 6 più grandi. Se avessi potuto le avrei prese tutte, poi ho ragionato un attimo, ho detto ok, cosa te ne fai di tutte queste pochette, oltretutto tutte uguali anche se di grandezze diverse, sono piena di pochette a casa, quindi presi solo questa, che mi sembra che ho pagato 2,90 euro, una cosa del genere, 1,90 euro o 2,90 euro, non mi ricordo di preciso. Allora, io dentro ci tengo tutti i campioncini che utilizzo quando sono fuori. Ve lo ripeto, non sto a portare le confezioni grosse, uso i campioni, visto che ne ho tanti, almeno è un modo, come dire, veloce per smaltire tutti i prodotti, tutti i campioni che ho. Allora, i primi che vi faccio vedere sono questi, sono 4 bustine della Proxera di Bioniche, è un'emulsione corpo molto idratante, specifica per pelli secche o molto secche. Dovete sapere che ogni volta che faccio la doccia mi devo poi dare la crema, perché altrimenti mi comincia il prurito, la pelle ce l'ho abbastanza secca, quella del corpo, per cui mi devo assolutamente idratare. E quindi ne porto 4 perché per, diciamo, spalmare la crema su tutto il corpo, ho notato che almeno 4 di queste bustine servono. Quindi io me le porto e le uso. Ne ho tante da parte, poi insomma non solo della Proxera, ma ce n'ho di diverse marche, quindi le sto finendo con velocità. Poi
ho portato un olio doccia detergente. Questo è molto comodo perché ha praticamente questo tappino apri e chiudi, che quindi evita di far uscire il prodotto essendo un olio, ed è molto molto pratico, e questo si può utilizzare, si potrebbe utilizzare anche come shampoo, però io lo uso solo ed esclusivamente come detergente corpo. Poi una crema viso, come io utilizzo come crema idratante, ed è in effetti una crema idratante fluida, lenitiva contro i rossori del viso. Io soffro un po' di Cooper Rose, sono sempre alla ricerca di prodotti contro i rossori localizzati da Cooper Rose, appunto. Questa è ottima, ne ho anche questi di campioni tantissimi, è della Rilastil, è specifica per pelli da normali a miste, quindi insomma ottima crema che utilizzo anche questa spesso. Poi due bustine di detergente intimo dell'Aquilene, queste qui, una crema contorno occhi antirughe, che però può essere utilizzata anche nel viso, nelle zone più critiche, nelle zone dove ci sono più rughe. Comunque questa sarebbe specifica per la zona delle labbra e degli occhi, questa qui è sempre di Bionique, si chiama la Defense Helix Age. Poi una crema idratante occhi, questa non è per le rughe ma è proprio una crema idratante occhi della Collagenil di Uniderm. E poi un'altra crema corpo, perché ho sempre paura di rimanere senza crema corpo e quindi ne porto via in grandi quantità, una di BioClean, la Xerolact 12, anche questa specifica per pelli molto secche. Poi dentro questa pochettina con i gufi io tengo anche delle mollettine, queste che non sono per capelli, sono delle mollettine come queste, piccoline, con le quali vado a chiudere le bustine di campione quando sono a metà, perché non sempre io apro una bustina di campioncino e la finisco. Ci sono delle bustine che rimangono a metà, come le creme viso, i detergenti intimi, il detergente corpo, eccetera. Magari le creme corpo no, più difficilmente, perché una volta aperta comunque viene utilizzata tutta, visto la vastità del corpo dove si mette. Però creme viso e quant'altro hanno bisogno di essere utilizzate almeno due volte le bustine perché poi finiscano, e quindi io le chiudo con queste mollettine che porto con me dietro, perché sennò il prodotto andrebbe, diciamo, in giro per tutta la pochette. L'ultima cosa che tengo dentro è un balsamo per labbra, anche questo di Bionique, sempre della linea Proxera, è veramente una piccolissima mini taglia, utilissima però, perché io alla sera metto questa sulle labbra per averle un pochino più idratate la mattina. Allora, questa era l'ultima cosa che vi ho fatto vedere riguardo alla mia beauty bag. Spero che il video vi sia stato utile, che possiate prendere degli spunti da quello che vi ho detto su come organizzo appunto io il mio beautino da viaggio. Io vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto al prossimo video. Ciao!